Buon sabato, eccomi pronta per qualche breve anticipazione sui contenuti del nostro giornale di oggi, che si apre con un focus legato a scuola e autonomia differenziata, mentre nelle province, come sapete, ci occupiamo di cronaca strettamente locale. A Bari i focus sono differenti, c'è una brutta storia di una donna aggredita e rapinata nel portone della sua casa. Ma anche la polemica innescata da Federalberghi sulla tassa di soggiorno contro il comune, ed infine un nostro reportage, ma soprattutto la nostra risposta ai residenti e ai commercianti di Via Manzoni che hanno chiesto di far luce sui disservizi e soprattutto sullo stato in cui versa una delle vie che un tempo era annoverata appunto tra le principali arterie del commercio di Bari. Passando alla BAT, in primo piano c'è la cronaca e il titolo è dedicato alla villa di uno spacciatore che è stata sequestrata, il suo valore è di 400.000 euro. Foggia, l'acqua a sud di Foggia arriva in un quartiere residenziale finalmente perché la QP dopo 20 anni riesce a portare il servizio proprio in quella zona. Lecce, una bella storia, la storia di una Madonnina rubata e poi ricomprata dai carabinieri per restituirla all'asilo in cui aveva casa. Brindisi, l'ONU rafforza Brindisi e sul tavolo ci sono nuovi progetti con la Regione Puglia. Mentre a Taranto medicina per legge, perché Taranto avrà una facoltà di medicina e chirurgia autonoma con una sua sede. Ed infine Basilicata, Consiglio deserto e crisi a Matera per l'amministrazione Bennardi. Così io vi saluto, vi do appuntamento a domani. Vi ricordo naturalmente che insieme al nostro quotidiano possiamo restare connessi attraverso il nostro sito sempre aggiornato e al vostro servizio. Arrivederci.